L'intercetto di Ramos, molto alta la pressione da parte dei giocatori di Venezia su tutte le linee di passaggio. Lavora con Watt, adesso uno contro uno, prende la riga di fondo, il mancino si gira e va a schiacciare. Ancora grande difesa del giocatore americano, Watt per Granger allo scadere dei 24 secondi e poi il punto esclamativo ce lo mette Derek Willis. Di nuovo il pallone per Jopp, che invece va da Chris Dau, attacca il pick and roll, va a schiacciare Osman Jopp. Gentile prova ad attaccare sul lato sinistro, poi Jopp deve tirare allo scadere. Poi arriva per circolazione per le linee esterne, la palla nelle mani di Spissu. La riapertura per Krujlin, è il suo tiro, non può sbagliarlo. Jamal Jones fa ricevere lontano da canestro, palleggia, arresto, tiro, più 6. Blocco ancora di Stephens. La palla per lui, la chiusura dell'arcobaleno. Krujlin si alza dall'arco, il graffio di Filip Krujlin. Gran passaggio di Spissu per Jeff Brooks. Ecco Jamal Jones, il pallone si impenna. Eccolo qui il primo rimbalzo offensivo della ripresa di Sassari. Vale la tripla di Gerald Robinson. Il backdoor non servito di Krujlin. Poi la palla per il croato dall'angolo. Attacca l'americano fino in fondo. Dice di no Jordan Parks. 5 contro 3 per Venezia. Palla interna per Watt che chiude al meglio il contropiede. Per la Reyer. Jopp a schiacciare. Robinson si alza dall'arco, colpisce. Non ci prova neanche la Reyer, che deve cedere il passo alla Dinamo Sassari, alla Taliercio di Mestre. 81 a 55, uno pari.